Ciao a tutti, streamardo.com. Quest'oggi vi presentiamo la nuova serie gaming Diablo, nel particolare il modello X-Fighter, nella sua variante completamente nera. Ma sul sito dell'azienda sono disponibili altre tre varianti, rossa e nera, bianca e nera e blu e nera. Questo modello in particolare è il top di gamma dell'azienda polacca, prodotto in Cina ma progettato comunque in Polonia. E si nota che è il top di gamma dal fatto che estraendolo dalle confezioni lo troviamo già preassemblato di fabbrica, sia schienale che sedile, infatti sono già collegati tra di loro, quindi dovremo montare da noi solamente i poggi a braccia e la parte inferiore di sostegno. Per quanto riguarda inoltre ha delle finiture migliori rispetto agli altri modelli dell'azienda che sono proposti a un prezzo più basso, più conveniente. E inoltre ha decisamente più regolazioni rispetto agli altri modelli. Infatti, i poggi a braccia, la seduta, lo schienale sono completamente regolabili. Partiamo comunque dalle specifiche tecniche di questo modello. Infatti, l'altezza dello schienale è di 91 cm, l'altezza complessiva va da 121 a 129 cm, infatti è regolabile, e l'altezza della seduta va da 47 a 55 cm. Inoltre l'area della seduta è 55 x 55 cm, quindi sono delle dimensioni davvero generose e questa è un'altra caratteristica che contraddistingue questo modello rispetto ai modelli più base, più economici. Per quanto riguarda le regolazioni, abbiamo che i poggi a braccia sono completamente regolabili, sia nella posizione, infatti possiamo tirarli completamente avanti o completamente indietro. Anche la direzione ha tre step di regolazione e possiamo anche regolare l'altezza in più step comunque. Per quanto riguarda invece lo schienale può andare da un'angolazione di 90 gradi, come in questo momento, a un massimo di 135 gradi. Adesso ve lo faccio vedere immediatamente. Va regolata con una leva posta sul lato sinistro. Va tirata completamente su e quindi lo schienale sarà regolabile. Poi per bloccarlo basta tirarla in giù e questa è l'angolazione massima. Caratteristica di questa sedia da gaming è che non si inclina solamente lo schienale, ma si inclina anche la seduta. Quindi 135 gradi potrebbe sembrare poco, ma in realtà non lo sono. Poi per riposizionare lo schienale alla sua posizione originaria, basta tirare su la leva e avviene tutto in automatico. Per quanto riguarda invece la seduta, può essere regolata sempre in altezza, in questo caso è nella sua posizione più bassa. Ma basta tirare una leva posta sul lato destro e la seduta si alza e anche l'altezza complessiva. Inoltre abbiamo che il cuscino può essere comunque tolto, lo troviamo scomodo ad esempio, semplicemente sganciandolo nella parte posteriore e togliendolo. Comunque il cuscino è di ottima fattura, infatti l'imbottitura è piacevole, quindi risulta comoda e anche la rifinitura è una semipelle ben realizzata. Inoltre ha un'impuntura con scritto X-Fighter, non è stampato. Quindi, per quanto riguarda la poltrona, caratteristica principale è il fatto che troviamo un rivestimento in semipelle davvero ben rifinito. E anche delle zone dove la pelle è forata per agevolare quindi la respirazione della pelle e non farci sudare durante le stagioni più calde. Inoltre troviamo sulla parte superiore, quindi dove poggiamo la testa, rispetto ai modelli più economici, questa poltrona non offre un cuscino per la testa, ma ha già incorporato una sua imbottitura, quindi questo la rende più bella da vedere, quindi non abbiamo quindi un cuscino che prende questa zona. Inoltre ha queste parti forate che riprendono il design dei sedili da corsa, in questo caso servono per agganciare il cuscino lombare, invece nei sedili da corsa servono per far passare le cinture da gara.
Troviamo anche il logo Diablo e la scritta Diablo cucite e non stampate, segno quindi di grande qualità. La parte posteriore è sempre ben rifinita, troviamo sempre il logo Diablo in cucito e non stampato. Troviamo questa parte in plastica che copre comunque l'elemento metallico che collega schienale e seduta. Inoltre troviamo lungo il fianco della seduta dello schienale troviamo una zip. Questa zip ci permette di sfilare il rivestimento insieme al pelle e lavarlo, quindi è completamente lavabile. Quindi per questo breve video è davvero tutto. Vi abbiamo mostrato quindi una piccola anteprima di questa sedia da gaming. Comunque troverete la nostra recensione scritta al di sotto di questo video, dove vengono elencate tutte le caratteristiche principali, anche un'analisi più dettagliata del prodotto e anche le nostre considerazioni. Per quanto riguarda il prezzo, prima di lasciarvi, il prezzo di questa sedia è di 199 € su Amazon, spedizione inclusa, quindi è un prezzo davvero concorrenziale considerando la qualità che ha e considerando il prezzo delle sedie da gaming di marche blasonate, che raggiungono anche facilmente i 400 €. Quindi è un prodotto con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Quindi, dallo staff di Stream Hardware è davvero tutto, un saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!